non si parla più di Diana, non si sente più nominare Diana. Questa bambina è morta di fame di sete in 6 giorni, in giornate caldissime, in cui lei è anche tornata a 2 passi da casa e non è andata da sua figlia. Queste sono decisioni. Noi dobbiamo considerare che i tratti disfunzionali non hanno indotto un disturbo. Il tratto di dipendenza insieme al tratto della non empatia, io credo che debbano essere utilizzati come elementi criminogenetici. Un'identità in cui ci sono tratti di dipendenza, tratti di inadeguatezza, ma anche, a mio avviso, nella narrazione della signora Bisperi ci sono dei passaggi della sua vita in cui lei dimostra invece una grande capacità di resilienza rispetto agli eventi avversi della vita. Non molla mai. Quindi noi dobbiamo considerare che i tratti disfunzionali non hanno indotto un disturbo. Tanto sono cose che non sono dimostrabili, soprattutto l'abuso, perché quella persona non c'è più. Dell'infanzia, continuo a ripetere, l'infanzia si può anche correggere, non c'entra niente con quello che lei ha fatto l'infanzia, anzi poteva attaccarsi ancora di più alla sua bambina. Non si parla più di Diana. Non si sente più nominare Diana. Questa bambina, lei ha scelto di lasciarla in casa per andare a divertirsi. Il punto della situazione è questo: più di una volta questa bambina è morta di fame di sete in 6 giorni, in giornate caldissime, in cui lei è anche tornata a 2 passi da casa e non è andata da sua figlia. Queste sono decisioni. La valutazione che noi facciamo dei risultati testimici conserva, ci ricorda una persona che nella relazione amplifica alcuni aspetti, ne aumenta degli altri e viene fuori con le sue inadeguatezze, ma non con una disabilità. Dove non la vediamo la compromissione delle aree nella vita della signora Biffa? Non ci possiamo magari aspettare la sofferenza, anche di una vita assolutamente normale, lo ha sempre. Quello che ha provocato tutti questi aspetti è proprio il problema del disturbo cognitivo. Ha iniziato a guardare la televisione e ha visto soprattutto per il prete, ed è felicissima che Don Agostino si ricordasse di lei. Era molto osservante, andava molto spesso in chiesa. Ma va, vai, non sa niente. Il rosario che al collo ha messo adesso da che viene in tribunale. E se vi ricordate, in uno dei suoi audio è stato detto che aveva suonato la suora e gli stava rompendo le scatole perché stava dando da mangiare.